Lavaggio stoviglie. Invece di utilizzare volta per volta sia il sapone che l'acqua in grandi quantità, per lavare le stoviglie possiamo riempire una bacinella piena d'acqua versando all'interno poche gocce di detersivo. Così facendo si avrà un ottimo risparmio di acqua, detersivo e gas. Cottura dei cibi. Un ottimo metodo per il risparmio in cucina è cuocere verdura o altri alimenti in grandi quantità, tali da poterli consumare il giorno stesso o il giorno successivo. Oppure un'ottima idea è congelarne una parte per la settimana seguente. In questo modo cucinerete una sola volta risparmiando tempo e denaro. Cucinare a casa. Molte volte sottovalutiamo l'infinito risparmio nel cucinare a casa, che sia per una cena tra amici o, molto più importante, per la preparazione di pasti da portare quotidianamente a lavoro. Ci sono tantissime ricette facili e veloci da realizzare con pochissimi euro. È solo una questione di abitudine. Questo è un ottimo metodo per risparmiare davvero moltissimi soldi. Ringrazierà sia il portafoglio che, cosa più importante, la vostra salute. No ai cibi spazzatura. Non acquistare tutti quei cibi spazzatura, tipo merendine, piatti pronti, bibite gasate, è un ottimo metodo per risparmiare molto denaro. Provate per credere. Pensate che facendo una bella torta fatta in casa o dei biscotti spendereste molto meno. Cucinare in casa è sempre un ottimo metodo per risparmiare. Gite in gruppo. Organizzare gite fuori porta tra gruppi di amici è un ottimo metodo per risparmiare, in quanto tutte le spese, come il casello dell'autostrada e la benzina, verranno suddivise equamente e il costo non graverà su una persona sola. No agli sprechi d'acqua. Mentre si lavano le mani o si spazzolano i denti, chiudere sempre l'acqua quando non si utilizza, in modo da evitare sprechi e consumi ingiustificati. Utilizzare i prodotti fino alla fine. È importante consumare i tubetti di crema o altri prodotti fino alla fine per evitare sprechi di denaro. Se provate a tagliare un tubetto di plastica di un qualsiasi prodotto quando pensate di averlo finito già tutto, vi renderete conto di quanto prodotto c'è ancora all'interno da poter utilizzare. Anche io fino ad alcuni anni fa non ero attenta a questo dettaglio. Poi un giorno ho aperto per caso un tubetto e ho notato quanto prodotto c'era ancora all'interno e sono rimasta sbalordita. Colazione a casa. A tutti piace fare colazione fuori, ma farla tutti i giorni diventa un vero e proprio costo. La colazione migliore è e resterà sempre quella fatta in casa, con dolci fatti da noi, senza conservanti e con ingredienti di cui conosciamo la qualità. Il portafoglio e la vostra salute ringrazieranno. Faremo una colazione gustosa, sana ed economica. Risparmio mensile. Ogni mese, quando arriva lo stipendio, mettere da parte in un conto risparmio una piccola somma di denaro che deve essere intoccabile e deve servire solo in caso di assoluta necessità. Altrimenti non toccatela. Ricordate che piccole somme messe da parte mensilmente diventeranno grandi somme nel futuro. Bottle d'acqua. Quando si esce fuori casa o si fa una gita fuori porta, portare sempre con sé una borraccia piena d'acqua. Voi penserete: ma dai, una bottiglia d'acqua quanto costerà mai? Ora vi chiedo, pensate alle volte che uscite fuori casa e calcolate in media quante volte acquistate dell'acqua.
Moltiplicate questa spesa per l'intero anno e vedrete da soli i risultati. A questo punto vi chiedo, non è forse meglio portare con sé una bottle d'acqua? Risparmierete denaro e rispetterete l'ambiente. No allo shopping compulsivo. A quanti non è capitato? A me è successo in passato moltissime volte. Con gli anni ho imparato che quando si vuole acquistare qualcosa bisogna sempre chiedersi: mi serve davvero? Se si tratta di un indumento, la prima regola è provarlo. Se non sta bene, il gioco è fatto. Se invece vi piace, riflettete e chiedetevi: ne avete bisogno? Con questo metodo risparmierete molto. Ve ne parlo perché io ho imparato a fare lo stesso e la trovo una cosa molto utile, che vi induce a riflettere prima di fare acquisti insensati. Fare decluttering. Se abbiamo degli oggetti o degli indumenti in casa di un certo valore, ma che non usiamo più o non ci piacciono, non teniamoli in casa ad occupare spazio, ma diamo loro una nuova vita vendendoli. Incontreranno sicuramente persone che ne faranno buon uso, le apprezzeranno di più e noi recupereremo dalla vendita qualcosina da mettere nei nostri risparmi o per acquistare quello che ci serve veramente. Se volete altri video simili, mettete un bel mi piace. Vi auguro una dolce casa a tutti e buon 2022!